Amici di Numismatica, bentornati in questo nuovissimo video. Le feste si stanno avvicinando e sono qui oggi per farvi un regalino. Andremo a vedere in questo video la mia collezione di 5 lire in fior di conio, quindi i 5 lire di Vittorio Emanuele II in alta conservazione che ho accumulato in questi mesi. Vi avevo parlato per l'appunto nel video anche della collezione, nel quale appunto mostravamo tutta la mia collezione completa, di voler piano piano andare a specializzarmi, e in questi mesi mi sono specializzato sulla collezione dei 5 lire di scudi in fior di conio. Questo perché? Beh, innanzitutto per un discorso di armonia della collezione. Io possedevo tanti 5 lire, ma erano tutte in basse conservazioni. Poi la moneta comunque mi piace la tipologia di moneta, mi piace anche tenerla in mano per sentirne il peso, vedere anche la storicità della moneta, e allora ho preso questa decisione. E il secondo motivo per il quale ho preso questa decisione è stato anche l'andare ad avere in collezione una moneta da poter analizzare nel dettaglio e quindi andare a vedere bene tutti i rilievi, perché come vedremo adesso, tra pochissimo, su una moneta in fior di conio possiamo apprezzare al massimo i dettagli, i rilievi che sono stati incisi su quella moneta, e quindi possiamo veramente apprezzare nel complesso la moneta per come è stata ideata. Certo, non ha la storicità di una moneta circolata, che per la maggior parte sono comunque dei pezzi che nel corso dei secoli sono stati conservati, sono rimasti all'interno di collezioni, non hanno circolato, per questo sono in fior di conio. Ma ci sono delle differenze anche tra queste monete, ed è per questo che voglio farvele vedere, perché anche voi possiate apprezzare queste differenze e soprattutto dirmi quale sia la vostra tipologia di moneta in fior di conio tra quelle che possiedo che preferite. Partiamo subito col video. Per vedere tutti i contenuti esclusivi di Numismatica Plus, clicca il bottone abbonati qui sotto. Fallo. Come promesso, adesso vado a mostrarvi tutti i pezzi che sono riuscito ad accumulare in questi mesi in alta conservazione. In particolare parliamo dei 5 lire, scudi di Vittorio Emanuele II, dei pezzi in argento dal peso della bellezza di 25 grammi. E vi faccio vedere, sono tutti pezzi periziati, naturalmente questi non li ho trovati per sfortuna in lotti, anche perché voglio dire, trovare un pezzo in fior di conio all'interno di un lotto, oltre che essere una cosa rara, il più delle volte sono riconi o comunque sono dei falsi, perché parliamoci chiaramente, nessuno va a vendervi all'interno di un lotto così che trovate subito su eBay delle monete del genere. Queste le dovete acquistare da periti professionisti, da numismatici appunto, o anche su eBay potete trovarne da venditori professionali o direttamente da collezionisti. L'importante è, mi raccomando, che siano monete periziate, perché poi tanti ci giocano sulla conservazione, però come vedremo bene, dopo che come dire, avrete tra le mani una moneta in fior di conio, saprete ben distinguere una moneta in conservazione inferiore. Perché? Perché andando a vedere i dettagli, che adesso andremo a vedere bene con questa potente fotocamera che abbiamo acquistato nel corso dei mesi qui su Numismatica, vedrete bene i dettagli di una moneta in fior di conio, e quindi non ci si può sbagliare tanto. Io inizierei subito con il pezzo forte. Questo 5 lire, in fior di conio naturalmente, che differisce rispetto agli altri tre. Infatti potete ammirare bene la patina. Questo 5 lire ha una bellissima patina, è del 1871 e possiede questa patina che è di un colore, poi adesso non so se si riesca a vedere benissimo, ma è di un colore sul bronzeo, quindi sarà circa un bronzo così. Come colore è molto 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 bello. Io mi sono innamorato quando ho visto questa moneta e non ho potuto fare a meno di acquistarla, e vi faccio vedere bene anche i dettagli di una moneta in fior di conio.
Poi adesso lasciamo stare che è nella busta della perizia, quindi non si possono apprezzare come se la moneta fosse fuori dalla perizia. Però guardate bene il dettaglio di questa moneta. Ecco, così riesco a mostrarvi anche i riflessi che dà questo 5 lire. A parte che così come lo sto vedendo adesso io sembra tipo dorato, però vi assicuro che è più sul bronzo, quindi quel marrone tendente al bronzo come colore. Poi vabbè, la luce è quello che è, ma spero che riusciate ad apprezzare bene questa moneta, ed è uno dei miei pezzi preferiti da quando l'ho inserito nella mia collezione. Veramente riesco ad ammirarne appieno la bellezza, e dà un tocco che è qualcosa di fuori di testa, fuori di testa. Guardate, vi faccio vedere, vabbè, anche la perizia al volo, così vedete anche voi che è in fior di conio, con una bellissima patina. La patina è qualcosa che caratterizza questa moneta. Cosa possiamo osservare? Possiamo osservare innanzitutto i dettagli della barba, che su una moneta in bassa conservazione non troverete così. Cioè, qui possiamo veramente andare ad ammirarli nel dettaglio e vederli proprio al completo, come dovrebbero essere su una moneta in alta conservazione. I capelli, che anche questi nel momento in cui la moneta va a circolare, sono dei dettagli che vanno a piano piano, tra virgolette, cancellarsi. Oltre anche al bordo, cioè se vedete bene qui vicino al bordo, vedete, a parte non esserci della ammaccatura dei segni, proprio l'integrità del bordo, i rilievi questi, sembra proprio che la moneta esca, come dire. E invece se andiamo a vedere al rovescio, come potete vedere, guardate bene lo scudo di Casa Savoia e poi del Regno d'Italia. Ah, se non l'avete visto, c'è anche il video, lo short sulla bandiera, magari farò anche uno short, un video più completo sulla bandiera, se lo volete scrivetelo qui sotto. Però vi dicevo, guardate qui, possiamo ammirare bene all'interno dello scudo, oltre alla croce, quindi qui dove c'è la croce del simbolo dei Savoia, vedete bene questo profilo è completamente integro. Di solito su una moneta che circola potete notare che questo profilo qui all'interno va a erodersi, e non lo vedete così, cioè lo vedete a tratti, oltre naturalmente a tutta questa zigrinatura che c'è all'interno, quindi tutte queste linee parallele che vanno a formare appunto la parte fuori dalla croce dello scudo, potete vedere bene che è integra, mentre su una moneta circolata no, questa parte tende, diciamo, un po' meno a consumarsi rispetto alla parte che vi dicevo prima della croce, però si consuma anche questa. E poi anche la corona, quindi guardate bene la corona. Adesso vediamo se riesco, ecco qua, così si vede molto bene. I gioielli, tutti questi gioielli sulla corona, vedete? Cioè qui sono proprio visibili, la croce sulla corona, anche tutta questa parte sotto, vedete? Cioè qui riusciamo a vedere proprio nel dettaglio tutte quei rilievi che andrebbero a cancellarsi o comunque a erodersi in una moneta circolata. Vi faccio vedere adesso anche il 72 1872. Ecco, come vedete già questa moneta, che non è fior di conio, è un quasi fior di conio questa, però potete vedere in ogni caso anche le differenze. Guardate, ve le metto vicino così potete apprezzarle. Ecco, questa è una moneta con una certa patina, vedete? Mentre questa è una moneta che non ha quella patina. E sono gusti lì, cioè dovete capire che poi ogni persona
ha certi gusti, ad alcune persone piacciono di più le monete con una forte patina, ad altre piacciono con una patina più debole o comunque senza patina, belle lucenti. Anche a me piacevano così all'inizio, adesso ho iniziato ad apprezzare molto le monete con una bella patina, cioè proprio una patina che sta bene alla moneta. E anche in questa moneta possiamo andare ad osservare già i rilievi che vi ho mostrato prima, ma vedete già la differenza. Qui abbiamo certamente un'assenza di una patina, come nell'altra moneta, è più, come dire, lucente, però vediamo anche un po' di lustro della zecca, un po' di lustro è presente sulla moneta, non come in quella che vi farò vedere dopo, ma un po' di lustro è presente. C'è da dire che sì, questo è un pezzo che è bello, però mi piace di più l'altro, perché secondo me poi su questa conservazione stiamo parlando comunque di anni comuni, tutti questi sono anni comuni, però su questa conservazione è importante anche secondo me differenziare la tipologia di moneta. Cioè una moneta originale come questa, originale nel senso che non tutti i 5 lire del 1871 hanno questa patina, e quindi originale in tal senso, cioè che è una moneta che comunque va ad acquistare un valore maggiore anche perché è unica, è una moneta unica perché ha questa tipologia di patina, mentre magari ci sono altri 5 lire con altre tipologie di patine. Questa quindi io preferisco semplicemente questa qui a sinistra, questa a destra rimane molto bella, e vi faccio vedere anche l'ultima, questo 5 lire invece del 1876, che è stato periziato come un quasi fior di conio, questo ha veramente un lustro, ve lo faccio vedere, spero che si veda molto bene, che è qualcosa di fantastico. Quindi la caratteristica di questa moneta, di questo pezzo, è il lustro. Guardate qui, ve l'avevo già mostrata, però così tutte insieme, tutte e tre insieme, possiamo andare ad apprezzare veramente le differenze, perché uno pensa sì, va bene il 5 lire, ok, in fior di conio va bene, sì, sono tutti uguali. No, in realtà no, perché anche il fior di conio come conservazione ha le sue differenze. Come vedete, abbiamo una moneta con un bellissimo lustro, abbiamo una moneta con una bellissima patina, e abbiamo un'altra moneta di un fior di conio comunque normale, un fior di conio tranquillo. E quindi potete ammirare anche così l'unicità delle monete, perché una moneta non è ok, magari è comune, ne sono stati coniati milioni di pezzi, va bene, però secondo me ogni pezzo è unico, come ogni auto è unica, ogni auto, ok, ha il suo numero di telaio, eccetera, eccetera. La moneta non ha il suo numero di telaio, non ha un numero identificativo che va a dire questa è la moneta numero X. Però la moneta in questo caso ha delle caratteristiche, secondo me, intrinseche, che vanno a darle un'unicità, oltre a l'essere comune, l'essere rara, l'essere una moneta in una determinata conservazione. Ma possiamo quindi capire che una moneta in BB, una moneta in fior di conio, una moneta in splendido è secondo me unica, perché ogni moneta ha delle caratteristiche particolari che vanno a differenziarla dalle stesse monete appunto dello stesso anno, la stessa tipologia, che hanno la stessa tipologia di variante, eccetera eccetera. Ed è per questo che la numismatica è bella, perché possiamo andare anche ad ammirare queste caratteristiche su diversi pezzi. Adesso ve le mostro tutte e tre messe vicine, così potete ammirare bene le differenze e dire voi qual è la vostra preferita. Quindi moneta numero 1, patina meravigliosa, moneta numero 2, patina assente, però comunque in alta conservazione, e moneta numero 3, lustro di conio.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima volta, che sarà sabato 24 dicembre. Ci sarà un video molto interessante, vi prego di non perdervelo, perché si avvicinano le feste e si avvicinano anche le sorprese. Noi ci vediamo sabato, mi raccomando, alle ore... Vabbè, facciamo ore 15, sabato alle ore 15, con un video un po' particolare. Ci vediamo.